Buonasera dai bianconera e buonasera prolungato. Oh ragazzi, abbiamo vinto il derby e che cazzo, se non ci mettiamo noi a testa. Applausi, Mago Max. Vai. Max, canto io. Max. Max. Perché se fino a questa sera la Juventus non aveva mai recuperato la situazione di svantaggio, a sto giro è passata due volte in svantaggio, un po' credo come con l'Atalanta, ma a sto giro la partita l'ha ribaltata completamente perché è finita 4-2. Derby, va detto, bello, divertente, combattuto, merito anche di un bel Torino che sarebbe venuta a giocare senza fare troppi falli, senza fare sotti, ma a giocare, padre te. Ma che ma perché dobbiamo scrivere? Vabbè, 4-2, i gol ve li racconto in successione. Il primo gol è stato nel Torino con Caramò, pareggio della Juventus con Quadrado, poi gol di Sanabria per il 2-1 che ha beffato Szczęsny e Bremer. Poi pareggio addirittura di Danilone su colpo di testa direttamente da corner, 3-4 le nostre marcature direttamente da calcio piazzato, 3-2 di Gleison Bremer che, breaking news, nonostante sia un ex celebre, ha esultato, quindi mi sentirete la marea da parte granata, e il quarto gol, calcio di punizione e colpo di testa, deviazione comunque decisiva da parte di Adrien Rabiot. Quindi Virmone, lo dicevamo prima, Juve che non io, per me a questo punto con una vittoria a Roma anche con la penalizzazione di meno 15 potrebbe entrare in corsa per il quarto posto direttamente. Allora Fabio, io adesso non sto già a fare pronostici sul futuro perché quest'anno abbiamo vissuto veramente sulle montagne russe, quindi non sto a fare pronostici per il futuro, ma una cosa va segnalata, che è quella che hai detto te, ovvero che per la prima volta andiamo sotto e riusciamo a ribaltarla, la ribaltiamo facendo anche il quarto gol, quindi continuiamo comunque a stare in attacco e a quindi diciamo mettere in cassaforte il risultato, e questa sicuramente è una svolta perché pigliamoci pure in giro, ma quest'anno non era mai successo. Non era mai successo e quindi è una notizia. In più Pogba mette 25 minuti nelle gambe e può essere solo che una notizia positiva. Secondo tempo di Fagioli ottimo. Ci siamo un po' smarriti nel primo tempo. Nel primo tempo, palesemente, non c'era la testa. C'era qualcosa che non andava. Bravi i giocatori che, sebbene su calcio piazzato, sono riusciti comunque a pareggiarla. Poi abbiamo continuato a crederci e l'abbiamo portata a casa. Quindi io oggi sono contento così. Perfetto, e mi spiegate che cosa è successo con Juric, perché leggo che è successo qualcosa con Juric, ma io ho spento la televisione appena finita la partita perché tra poco dovrò caricare DAZN per streamer per farvi sentire allegri, quindi datemi voi notizie, non so cosa è successo con Juric. Niente da fare, il Torino ci soffre troppo, dice Lucia, effettivamente è così, cioè ragazzi, per quanto visto in campo, alla fine è la partita vinta, come tante partite, in modo abbastanza episodico. Poi i calci piazzati vanno saputi battere, bisogna avere la qualità per batterli e buttarla dentro, ma sul piano del gioco il Torino non ha fatto una brutta partita, anzi. Ha tolto l'altro, ci siamo 5 minuti facendo una scena ridicola, urlando è colpa tua se abbiamo preso gol. Vabbè, e questo è tu. Madonna, ragazzi, se sono serbi, se incazzano tra di loro. Stavo per fare una battuta, la posso fare? È molto se non si bombardano,
mi dissocio da questa squallida battuta, quindi va bene, va bene, va bene. Sono stato ad Arsenal ed era delusissimo dalla Juve, come se avessimo demeritato. Voi che dite? No, delusissimo non lo sono, è stata una partita divertente. È stata una partita divertente. Guardate, ragazzi, sì. se questa fosse stata, però, ragazzi, cioè, se non posso essere contento dopo un 4-2 in rimonta, dopo che torna finalmente Pogba e dopo che appunto sto 4-2 lo facciamo al Toro, allora ragazzi, io smetto di seguire il calcio. Cioè, se neanche oggi si può essere contenti, raga, la gente che guarda le partite e che oggi non è contenta, per me si fa del male a guardare le partite, allora. No, ma abbiamo visto partite nettamente peggiori, ragazzi. Una partita divertente, non è stata una partita brutta. Abbiamo visto anche i ribaltamenti. Guardate, ve lo dico sinceramente. Cerco di essere il più obiettivo possibile. Io dico grazie. Io dico grazie all'atteggiamento del Torino che è venuto a giocarsela non facendo cazzotti, perché ha fatto in modo che la partita fosse divertente da entrambe le parti e ci fosse uno scambio, una partita stile, usando molte virgolette, Premier League, come piacciono a me. Ovvero, io ti do un cazzotto, io ribalto dall'altra parte e ti do un altro cazzotto. Alla fine ha vinto la Juve perché ha fatto comunque i quattro. Esatto, tra l'altro non è un caso, Tom, che sia stile Juve-Atalanta, perché Juric e Gasperini sono molto simili come allenatori, quindi sono squadre che ti lasciano giocare, che ti aggrediscono alto, che ti vengono a prendere, e quindi la partita è uscita molto bella, molto più bella rispetto a quanto io mi aspettassi, sinceramente. Va bene, va bene, va bene. Allora, facciamo una cosa. Virmone, se è possibile, tu vai sul Discord e sentiamo già ora i nostri abbonati, però se vi interrompo è perché è uscito Allegri e quindi vi faccio sentire Allegri, quindi per un attimo magari interrompiamo, va bene? Quindi spazio già ai nostri abbonati tramite la chat vocale e Discord, e quindi parola a voi prima che parli il mago, intanto su Dazon stanno facendo vedere ancora le lights. Chi è entrato prima, Antonio? Adesso poi condivido. Chi è entrato prima, Antonio o Roby? Non lo so perché non ho sentito, quindi vedetevelo un po' voi. Vai tranquillo. Vai tu allora, Antonio, vai tranquillo. Io non sento niente. Lo senti, Fabio? No, non sento nulla. Come no? Ah no, aspetta. Non lo so per quali motivi. Aspetta un secondo, dammi un secondo. Non sento nulla. Ok, intanto leggo qualche commento nella chat. Leggo Siuxil: a me la reazione è piaciuta più della prestazione dell'inizio della Juventus. Rimontare due volte e poi vincere è sempre un gran segnale. Villani, porti sfiga, mi dice Liupen, molto bene. Poi sono contento soprattutto perché l'ha decisa Bremer dopo alcune prestazioni che avevano attirato critiche. Poi buonasera ragazzi, dice Alcon Flav. Devo dirvi che da tifoso Juve sono super contento per la vittoria di oggi. Ci voleva, per come si era messa all'inizio, devo dire che nel secondo tempo si sono dati una bella mossa. Un saluto da Alfio. Ciao Alfio, bacio. Vocale Discord, da voi. Allora, prova adesso Antonio. Non ti sento neanche io. Mi sentite? Lo senti, Fabio? Adesso lo sento, adesso sì. Ok, vai Antonio, vai. Ok, benissimo. No, niente, volevo innanzitutto dire una cosa. Ma veloce che abbiamo poco tempo e siete tanti, Antonio, mi raccomando. Sì. Volevo solo dire questo: quanto devono essere depressi i nostri cari cuginastri Granata nel pensare fermi, Antonio, ti fermo, c'è Allegri su DAZN. Restate in linea, ragazzi. Sì. Restate in linea che esce il mister, dobbiamo dare parola a lui. Un attimo, lo ascoltiamo in diretta adesso il mister. Vamos. Ovviamente una bella partita contro una squadra che è sempre difficile da giocarci perché è una squadra rognosa. Alza Fabio. Che ha dato un po' di al massimo, ragazzi. E abbiamo subito due gol evitabili, non sono gol che subiamo di solito noi, e poi abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo fatto dei gol, quindi direi una vittoria meritata. Potevamo far gol nel 3-2, potevamo subirlo sulla traversa dei limiti, su una palla in uscita sbagliata. Detto questo, 10 punti sono tanti, noi oggi abbiamo agguantato. Ok, Bologna, ci crede per il quarto posto. Quando dice così è perché ci crede. E dobbiamo fare un passettino alla volta. La cosa però che abbiamo fatto è che comunque sul campo abbiamo fatto 50 punti. Se non dici 52.
Ecco, 52, non 50, 52. Aveva detto che non ne parlava più, lo ripete tutte le settimane. Aspetti, tenere alta l'attenzione, la concentrazione, perché giocare giovedì, domenica, poi giovedì abbiamo avuto una partita importante sotto l'aspetto mentale, perché comunque per prepararla bene dopo l'1-1 in casa non era semplice. Giovanni Barsotti. Sì, Allegri, vado sui cambi allora io, sul triplo cambio del 65esimo, la vedevo che ci pensava e poi a un certo punto ha fatto questo ingresso di Pogba e Chiesa insieme. Le chiedo se in quel momento voleva dare una scossa anche un pochettino alla partita, al di là di tutto quello che può essere, che ci può essere di tattico, se voleva dare una scossa emotiva a una partita che già era stressata di emozioni sul 2-2. No, c'era bisogno di giocatori freschi in quel momento lì, con caratteristiche diverse, anche aveva fatto una buona partita, un giocatore così toglierlo dal campo fa sempre dispiacere, perché comunque ha qualità tecniche straordinarie, però lo devo cercare di centellinare, perché comunque viene da tante partite una dietro l'altra. Come tu, c'era bisogno di giocatori che strappassero un po' di più. Ho messo Rabiot davanti alla difesa al posto di Enzo Barranicea, che ha fatto veramente una buona partita con grande tranquillità e con grande serenità, e può solamente che migliorare. Paul è entrato molto bene, e lo stesso Mattia al posto di Quadrato, che ha fatto una buona partita, quindi però tutti direi che hanno fatto bene, ma bisogna continuare con questo spirito, perché abbiamo la partita in 3 giorni, i 5 cambi comunque diventano determinanti come sempre, se continuiamo così sicuramente ci possiamo trovare delle soddisfazioni, altrimenti ritorniamo a fare i ballerini dell'inizio della stagione. Diretta. Eh sì, sono tanti gli aspetti positivi dopo questa partita, Andrea Barzagli. Sì, ciao mister. Ciao Andrea. Buonasera. Siete stati molto bravi, secondo me, il primo tempo, nel senso che con il Toro sono sempre partite difficili per il contatto l'uomo contro uomo, però è una squadra che sa palleggiare anche bene, e non era facile, secondo me, visto che siete andati in svantaggio 2 volte. Il secondo tempo, secondo me, è meglio da subito. Avete avuto anche degli spazi, l'avete aggrediti di più, e poi è normale che i 3 cambi, insomma, fanno sempre la differenza. Ecco, però io penso che dopo gli sforzi anche fatti in Europa League, che è una competizione che porta via anche tante energie, io credo che devi essere contento, ecco, per questa reazione dei ragazzi, per restare in partita anche con una squadra difficile. Ma no, guarda, Andrea, il primo tempo secondo me li siamo andati un po' troppo dietro. Loro sono molto bravi, perché ti tiravano fuori, e abbassavano Linetti, abbassavano Miranchuk, noi le andavamo dietro, lasciavano gli spazi per Zingo, per Sanabria, che stasera ha fatto veramente una buona partita, contro i nostri difensori, che non è facile, e su quelle palle lunghe lì bisognava accorciarle indietro. Poi ogni tanto giocavano bene su palla avanti, palla dietro, palla avanti, e noi arrivavamo un pochino in ritardo. Allora, finito il primo tempo 2-2, dove abbiamo sicuramente avuto la capacità di raddrizzarla subito dopo il 2-1, ho detto: ragazzi, bisogna rimanere compatti, aspettare i momenti giusti per poter andare a fare gol, perché altrimenti, se le andiamo dietro, la partita diventa spezzata e può succedere di tutto, e va andava solamente a vantaggio loro. Simone Tiribocchi. Buonasera mister, complimenti. Io mi ero preparato la domanda su Rabiot, perché dopo i cambi è diventato play, poi non so se era una scelta sua o si sono messi loro così perché lei aveva messo Fagioli. Comunque la domanda, non so se può fare quel ruolo, perché l'ho visto più coinvolto, poi è andato a giocare, si è messo lì, ha toccato più palloni. No, l'ho messo davanti alla difesa, perché c'è bisogno di fisicità davanti alla difesa, e comunque poi Adrian Ore ha migliorato tantissimo anche nello sviluppo di gioco. Secondo me deve ancora migliorare nel spostare la palla da una parte all'altra e guardare più sulle diagonali davanti, perché ne avrebbe la capacità, se non è una questione di che gli entri bene nella testa. Poi Paul si è messo a fare la mezzala e, diciamo, ha fatto anche discretamente bene, per quanto la condizione possa sorreggere dopo 315 giorni che non giocava una partita. Chiesa è entrato bene, Fagioli ha fatto un secondo tempo veramente diciamo superlativo come qualità, ma soprattutto come quantità. E il primo sostenitore di questa Juventus che possa raggiungere il 4º posto è il nostro Marco Parolo. Anche prima di questa partita, nonostante i 15 punti di penalizzazione, lui ci crede moltissimo, Marco. Io ho dato 5 aspetti che per cui la Juve può fare una grande rincorsa. Ho messo la rosa, la qualità dei giocatori, il fatto che la lotta salvezza si sia riaperta, quindi si possano togliere punti. Vediamo la Cremonese oggi con la Roma. E comunque il fatto che gli altri, avere la Juve dietro fa sempre paura, o perlomeno quando io giocavo, sapere di essere vicino alla Juve, vedere la Juve lì era sempre una Juve tosta. Quindi non lo so, mister,
non so, hai sempre calcolato bene i punti, sai sempre più o meno qual è la cifra giusta per arrivare in Champions, l'hai calcolata per gli altri? Vedendo i numeri ora, è normale che c'è la Lazio 45 e quindi diventano a una media di 2 punti a partita, mancano 14 partite, sono 28, diventano 73. E noi per arrivare a 73 bisogna fare un giorno di ritorno straordinario, ecco, quindi, però vediamo passo dopo passo, ecco. Secondo me a 73 sei dentro la Champions. Stefano Borghi. Buonasera Allegri, siccome Parolo mi ha rubato la domanda perché volevo proprio farle fare i conti sulla quota Champions, sto comunque sui numeri. 9 gol fatti nelle ultime 3 partite giocate. La Juventus di questo finale di stagione, con i recuperi, con il ritorno finalmente della rosa al completo, sarà anche una Juventus che andrà per fare tanti gol e quindi... Vuoi dire così che lo fai cazzare, Borghi! Non è questione di fare un gol qui dell'avversario, è questione che per stasera abbiamo preso 2 gol che noi non dobbiamo prendere. Assolutamente, però stamattina nelle palle attive eravamo un pochino addormentati, il rischio c'era. E per quanto riguarda invece la parte finale di stagione, dei gol da fare, l'importante è giocare di squadra e soprattutto stasera la pazienza del secondo tempo di trovare l'occasione giusta per andare a far gol. Perché questo è un segno di maturità, perché non puoi pensare di fare le cose contro il Torino come vorresti fare, e quindi devi adattare anche alla partita e capire la partita. Questa è una cosa molto importante che stasera i ragazzi hanno fatto nel migliore dei modi. E dopo 2481 giorni dall'ultima volta, oggi abbiamo rivisto Paul Pogba con la maglia della Juventus in campo. C'è stata un'ovazione incredibile da parte di tutti i tifosi che non aspettavano altro. Insomma, questa giornata si può scrivere sul calendario, 28 febbraio 2023. No, è un bel rientro per noi, era tanto che lo volevamo e quindi siamo tutti contenti. Poi stasera... Szczęsny ha raggiunto le 200 presenze nella Juventus, Alessandro le 300, e quindi ragazzi... Allora, come se la segna a 40 lo fa arrivare direttamente dalla prossima. Una bella festa anche Alessandro e a Szczęsny, qua il compleanno di Milik, il compleanno di Ken, quindi c'erano tutti i buoni motivi per cercare di vincere questa partita e per vincere. Filippo? Bene, bene, allora la ringraziamo Massimiliano Allegri, complimenti per questa vittoria. Si chiude, insomma, 24esima giornata, si chiude anche il mese di febbraio. Nel modo migliore per Massimiliano Allegri, che forse ci deve leggere un messaggio prima di salutarci. Sì, vorrei ricordare di inviare ora un SMS al 45588 per portare aiuti alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Grazie a voi, buona serata. Ci accogliamo anche con questa verve. Passo... No. Torniamo in vocale. Per un attimo. Sì, aspetta un attimo, Fede. 2 cose. La prima... mi è piaciuto molto Allegri sulla la risposta che ha dato sulla posizione di Rabiot, che è una spiegazione tattica interessante in qualche modo, e anche il discorso che faceva sulla partita di Antonio, non mi fai ridere per favore, ti prego, non mi fai ridere il discorso che ha fatto sulle partite, sull'affrontare le squadre di Juric. L'altra cosa è che durante la lettura del messaggio mi aspettavo che gli dicesse qualcosa sulla Juve di marzo, invece che... No, io sai che pensavo fosse tipo una letterina del nipote, qualcosa del genere. Vabbè, ci sono 2 sub da ringraziare, grazie. E arriviamo in colpevole ritardo. Grazie. Siamo MB Ferry, che Marco da Londra, nostro storico abbonato, fa 21 mesi infatti con noi. Ringraziamo anche Forza Juve 505. Che stagione di Kostic, noi ci accogliamo, siamo d'accordo. Facciamo con Amazon Prime. Ragazzi, manca meno di un'ora a marzo. Se volete essere nuovi abbonati di LB, adesso è il momento. E poi vi state a fine... Pensate che robe che sta cucinando il mago e a cosa potreste vivere di queste ricette del mago insieme a noi. Cioè, mamma mia, gustiamoci tutti insieme le ricette del mago. Oh, ci siete su Discord o no? Vai, rimandiamoli. Ti stavo parlando, sì. Antonio, c'è Centauro, vai Centauro, via, tocca a te, vai. Condividi però, aspetta. Sì, la chiedo scusa ai miei colleghi di LB, vi dico solamente, sapete di che colore sono le feci? Sono color granata.
Le senti? Aspetta un attimo, Centauro, lo senti, Fabio? Io sì, certo, l'ho sentito. Ah, adesso, ok, sì. Ok, vai, scusami, Centauro, vai. No, l'abbiamo già sentito. Dicevo che siamo granate. Troppo forti, abbiamo rifilato quattro pere, ma non vincono mai quelli. Hai goduto? Ma da morire. È stato il derby più bello degli ultimi anni, di che ho memoria, a mani basse, emotivamente bellissimo. Bene. Stupendo. Sei contento di Pogba? Bellissimo. Non me ne frega niente, come troppo no? Bel contento per di te. Ma non me ne frega niente di Pogba, lo sai come la penso? Sì. Sì, io sono insensibile del polpo, me ne frega meno di zero. Sono contento di aver infilato quattro pere nel derby della Mole, che di solito sono sempre partite brutte, rognose, orribili. Invece questo è veramente bello, ma mamma mia. Comunque io godo e lascio la parola anche ai miei colleghi di LB. Scusa, voglio fare una domanda. Aspetta, a che c'è il direttore che ti vuole fare una domanda. Però gliela devi riporre tu. Vai, dimmi, se su Mourinho non so nulla. No, rompere i coglioni. Domenica c'è Roma Juve. Domenica Roma Juve, Mourinho contro Allegri. Ma io non so nulla su Mourinho. Mi ha accennato Giorgio che era la sciarpa giallorossa. Mi ha detto che Giorgio che Mourinho ha detto che titolare, ma non ho sentito minimamente. A differenza di Villani, che non fa un cavolo dalla mattina. Oh, fammi fare la domanda. Ha detto il direttore che metti la sciarpa giallorossa. No, non sono suo fratello. Ah, bello, contento bello. Di non essere un familiare, quindi assolutamente godi, sì. Godi. Io sono gobbo, il mio sangue è bianco-nero tutta la vita, ragazzi. Centauro, domani ti voglio alle 14 live, che è molto importante, mi raccomando. Se riesco volentieri, ma lo sai. Bravo, bravo, grazie ancora, grazie davvero per la figura. Grazie a voi. Ciao a tutti, ragazzi. No. Roby, ti vedo smutato, quindi vai tu. Vai Roby, sarai contento, starai godendo, dici tutto. Sto godendo tantissimo. Come ha detto Centauro, non vincono mai, non vincono proprio mai. E niente, sono molto contento. Cioè, a parte l'ultimo, quel quarto d'ora lì nel primo tempo dove ci siamo abbassati, direi un'ottima Juve. È piaciuto molto, perché quel quarto d'ora lì ci siamo un po' abbassati e ha preso gol, classico. Poi mi ha visto tutto sommato, comunque da lì in poi una buona Juve, mi è piaciuta, mi sono divertito. Come sempre il mio pronostico è azzeccato, partita di merda, invece è stata una partita rullata, li abbiamo rullati. Io dico una cosa, succede il contrario. E di Pogba cosa mi dici? Ti ha fatto piacere rivederlo? Sì, come te l'avevo già detto l'altra volta, dai, comunque mi ha fatto piacere rivederlo, mi ha fatto un paio di numerini, l'ho visto bello carico il ragazzo. Fa sempre piacere rivedere Paul con la nostra maglia, dai. Bene. Poi, come avevo scritto in chat, appena finita la partita della Cremo, propaganda sta arrivando. Tu oggi godi due volte, Roby. No, ma non sì, solo, ha detto, che c'è il direttore che ti vuole fare una domanda, dimmi. No, Fabio. Ha detto che andrà negli studi, perché sarà ospite di Propaganda Live da Zoro, noto romanista, che andrà negli studi, Roby. L'hanno invitato a Propaganda Live a Mazzo. Sì, infatti l'ho confermato lui. Andrà con la maglia della Cremonese se l'avesse vinto la partita della Cremonese. E quindi no, deve andare con la PLB. Perché Roby mi sta dicendo che sei ospite di Propaganda da Zoro. Sì, certo. Ma... No, parteciperò come nel pubblico. Ok. No, vabbè, no, ospite adesso. No, non è che magari c'è qualche questione. No, forse mi sono spiegato male. Pensavo questioni magari... No. Siccome sapete che lui è un ultras della Roma praticamente, gli ho promesso che se vinceva la Cremonese ancora contro Roma mi presentavo con la maglietta di destra. Anche secondo me, Birman. Va bene, Roby, ti ringrazio. Guarda, ti devo salutare perché ci sono ancora Vincenzo Antonio. Assolutamente, 11:10. Assolutamente. Grazie, ci sentiamo domani. Spero che domani ci sia alle 14. Buonanotte. Sì, Roby. Assolutamente sì. Ciao. Antonio, eccoci. Eccomi qua. Eccoci. Riprendiamo da dove eravamo prima. Sospeso, vai. Sì, molto brevemente. Quanto gli dovrà rodere il culo, oltre ad aver perso per l'ennesima volta un derby, in cui magari speravano di poter finalmente fare un risultato positivo, l'idea che sono stati gli unici finora che in vantaggio si sono fatti rimontare e sconfiggere dalla Juve. Cioè questo veramente gli deve far rodere ancora di più il culo, veramente, guarda. È una cosa bellissima.
Poi, per quanto riguarda il derby, la partita e tutto quanto, non me ne frega un cazzo, perché i derby si vincono e vanno umiliati, ed è quello che è stato fatto, quindi punto e basta. I discorsi sul gioco, eccetera, li faremo un altro giorno. L'unica cosa che mi sento dire, molto brevemente, Fagioli, migliore in campo, deve essere sempre titolare, perché anche oggi partita magistrale, pur essendo giovanissimo, c'ha una tranquillità invidiabile anche da tanti giocatori con più esperienza di lui. Più navigati di lui, dici? Più navigati, più navigati di lui. Del polpo, dai, due parole anche sul polpo, Antonio. Anche tu, dai. Io sono uno di quelli che non lo sopporta, quindi non ho niente da dire a riguardo. Sì, perché io ritengo che sia stata un'operazione di puro marketing totalmente inutile, che ci porterà solo un grosso esborso di denaro senza particolari, diciamo, guadagni. Vi ricrederete. Perché abbiamo preso un giocatore che è un rotto. Vi ricrederete. No, ma aspetta, io non dico che non sappia giocare, sa giocare, con questo chiudo, sa giocare, però ha troppi problemi fisici e soprattutto problemi che si ripetono nel tempo, un po' come capitava con Vela Scosta, un po' come è capitato con Ramsey, come è capitato con Khedira. Purtroppo è così. Può far piacere ad alcuni che sia tornato perché Pogba era rimasto legato alla Juve, bla 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 bla. Per me è stata una cazzata, perché un giocatore di 30 anni a quelle cifre ti rimane sul groppone, punto e basta, è l'ennesimo errore. Va bene. Ludiamoci il derby e non pensiamo a queste cose adesso, che avremo mesi difficili di fronte, godiamoci ogni momento di felicità che capita. Sono della tua stessa filosofia, sono della tua stessa filosofia, godiamocela, appunto. Grazie Antonio. E sì, esatto, stasera si gode e si gode tanto. Bravo. Ci vediamo domani. A domani, Virman. Buonanotte. Ciao Fabio, ciao. Buonanotte, ciao. Ti saluto anche il direttore. Vincenzo, ti vedo mutato, non so se ci sei, smutati, così sentiamo anche te. Se ci sei, Vincenzo. Nel frattempo ringraziamo una sub, Grazie. Here comes the Maro fa 2 mesi con Prime, grazie mille ragazzi, abbonatevi, siamo a quota. Ok, ci sono, perdonami. Stavo discutendo con i nostri avversari. Dove? Perdonami. Dove? Stavano qua nei pascoli. Ah sì? Sì, sì. Pascoli. Brucavano? Sì, sì, li vedevo un po' fumare. Stavano mangiando un po' di erba. Allora, Diego, ti sento contento, dai, sei felice anche tu, non c'è da far polemica. Sì, 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 alla fine sì, sono contento, abbiamo recuperato, abbiamo giocato meglio sicuramente nel secondo tempo, sono contento di questo. Per quanto possa aver odiato la situazione, come è nata tutta la cosa, la storia, sono contento alla fine di vedere Pogba dopo tanto tanto tempo, contento di aver vinto un altro derby, l'ennesimo, giocando bene, però almeno ci sono state più emozioni rispetto agli altri derby. Quindi di questo sono contento. Partita aperta comunque. Sì, sì, come dicevamo anche prima, il Toro il Toro ha giocato e quindi ci ha permesso anche a noi di giocare, non si è rintanato o cose di questo genere. Lo dimostra anche. Sì, sì, non mi ricordo chi l'aveva. Non mi ricordo chi l'aveva detto, forse il direttore, riguardo le squadre tipo Gasperini, sì, infatti sì, abbiamo giocato stile Juve-Atalanta alla fine. Sì. Però comunque è una cosa, dai, ci prendiamo questi 3 punti, ora pensiamo a Bollitigno. Allora, la domanda su Paul non te la faccio, però ti faccio la domanda... Visto che il mago l'abbiamo sentito snocciolare numeri, ci possiamo provare anche senza i 15 punti ad arrivare quarti? Onesto. Se vinciamo con la Roma, io una flebile speranza ce l'ho. Se vinciamo con la Roma. Perfetto. Ancora è troppo nebulosa la questione. Sì, siamo a 10 punti, tra l'altro siamo a 6 punti dall'Atalanta, che schifo non ci fanno sicuramente,
però siamo a 10 punti dalla zona Champions. Noi stiamo là, vediamo come va la prossima partita e da lì possiamo iniziare a, magari a pensarci. Però il fatto che Allegri ci stia pensando mi fa pensare che comunque la squadra la vuole raggiungere. Venerdì, tra l'altro, c'è anche Napoli-Lazio. Esatto. Quindi può essere tutto, può andare, diciamo, bene. No, vediamo. Ancora in lunga. Va bene, grazie mille, Vincenzo. Oh, ci vediamo domani alle 14. Assolutamente, Fede. Domani bella Verona. Ti saluta anche il direttore. Buonanotte, Vincenzo. Yes. Grazie. Ciao, mille. Ciao, ciao. Io tutti, chiudo il vocale, ragazzi, Fede, perché ciao. Sono quasi le 11:20. Quindi il vocale lo chiudo. Grazie per essere intervenuti. No, il discorso che riguarda i punti o meno, ragazzi, va detta una cosa: tra il Napoli è un'altra categoria, l'unica squadra che gioca bene in questo campionato di qualità scandalosa, ma se parliamo di risultati e solo ed esclusivamente dei risultati, la squadra più continua nella sua discontinuità di gioco è la Juventus. Quindi se tu, ripeto, vai a vincere a Roma e dovesse fare il Napoli il suo dovere, battere la Lazio, sì, in campionato, mi riferisco al campionato, sì. Se noi ci prendiamo questo campione di partite, diciamo, da novembre in poi a Juventus, non c'è il ritmo del Napoli perché non ce l'ha nessuno, ma ha un ritmo molto più alto rispetto a Milan, Inter, Roma e Lazio-Atalanta. Questo mi sembra... Parliamo di risultati, lo so che io non sono per niente un risultatista o comunque guardo tante cose anche al risultato. Detto questo, la continuità che alla Juventus l'Inter di Simone Inzaghi, per esempio, non ce l'ha. L'Inter in trasferta ha preso bastonate da chiunque, ha preso con l'Udinese, ha perso col Bologna, perde in casa con l'Empoli, la Juve queste cose non le ha fatte. Ha fatto un brutto inizio, di cui ne parliamo sempre, ha fatto delle pessime coppie, gioca un calcio orribile anche oggi. Oggi, nel senso, oggi come periodo, non oggi come stasera, oggi come stasera, decente. La continuità che ha la Juve non le hanno le altre. E ripeto, se vai a vincere a Roma, poi occhio, perché a Roma tendono a fare questo discorso. Ma vogliono che salga la Juve. Come ha detto bene Robby, abbiamo parlato anche durante la live prima. Mourinho già ha caricato la partita di domenica sera. Non solo perché ha perso contro la Cremonese questo pomeriggio facendo una figura ridicola, l'ennesima della sua carriera, ridicola, da buffone e schifoso qual è, ok? Ha perso due volte su tre contro la Cremonese quest'anno, una in Coppa Italia, una in campionato, e ha vinto con gol di Smalling di testa nelle prime giornate di campionato in casa, altrimenti manco quella vinceva qua a Cremonese, con tutto il rispetto, meravigliosa Cremonese. Se ti porti a meno 7 dalla Roma con gli scontri diretti che hai vinto, perché hai fatto il pareggio in casa, hai vinto l'Olimpico, ok? Poi a Roma iniziano a dire e vogliono favorire la Juve, vogliono andare avanti con la Juve, non possono permettersi la Champions senza la Juve. La macchina del Nord. Sì. La macchina del Nord. Faccio alla romana maniera. Quindi attenzione. Noi facciamo noi domenica, se non diamo una lezione di calcio, se non diamo una lezione di calcio a questa squadra ridicola, che non dovrebbe stare lì, perché una cosa voglio essere molto chiaro, a me la Juventus di Allegri fa schifo, lo sapete quello che penso di Juventus di Allegri, ma questo non vuol dire che la Roma merita un posto in Champions League. Roma e Lazio, no, la Roma soprattutto, non se lo meritano un posto in Champions League, e quindi questa vicenda extra campo, che porterebbe una qualificazione sul campo della Roma per i 15 punti, a prescindere da quello che pensiamo e i pensieri sulle plusvalenze, il processo, eccetera, eccetera. Se parliamo di campo, la Roma, per quello che fa tutte le settimane, è la squadra che non merita per niente la Champions League. Quindi se noi mettiamo un po' di pepe al culo, io sono contento. Questo volevo dire. Intanto vedo Filippo, devo vincere ai cavalli. Non lo posso togliere. Che consigli hai oggi per il nonnino? Barrelleccia titolare col Torino. È lui che gliel'ha detto.
ma lo culla direttamente lui, non lo culla manco la figlia. Non c'ha voglia, non c'ha voglia. Va bene, va bene, va bene. Che vogliamo fare? Andiamo a dormire, Fabio. Andiamo a dormire. Girami uno screen di questo momento qua, in due. Aspetta, proprio quello in due vuoi? Ah, è vero, è un po' spartita. Aspetta, sì, aspetta. Sì. E ci vediamo domani alle 14, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Vi vogliamo tanto bene. Domani è marzo, parte la Juve di marzo. Quindi, esattamente. Quindi vivete con noi questo mese, sarà impegnativo. Già avremo una partita domenica sera. Noi ci siamo sempre. Ragazzi, niente, anzi, no, la sigla sì, ma non quella musicale, no. Ma quella allegrista. Oggi siamo allegristi. Quindi il cammello del. Vai di cammello. Allora, un personaggio strepito. Saluti a tutti, ciao. Cammello del Suliano. Ciao Virman. Ciao Fabio, grazie. E da LB è tutto, ci vediamo domani. Ciao amici di YouTube, questa è per voi questa live. Ciao, ciao. Un personaggio strepitoso, il cammello del Suliano.